Mister Cotone, una buona vittoria, anzi una bella vittoria, e per essere una squadra data per malata, insomma, tutto sommato. Le partite sono episodi, abbiamo avuto l'episodio nostro favorevole, abbiamo fatto gol su una spizzicata e dopo, secondo me, in questo campionato chi fa gol per primo è molto più avvantaggiato, però una partita lottata molto a centrocampo con pochi episodi da gol, il primo tempo due chiare noi, una loro, e dopo il secondo tempo siamo riusciti a far gol tutti dietro, però abbiamo mantenuto il risultato. In questo momento si pensava più a dare una scossa, a cercare di fare un risultato positivo, l'abbiamo fatto, meglio così. Posso dire che comunque dall'1-0 in poi non avete sofferto mai. Infatti questo è il problema, che dobbiamo giocare sempre così, dobbiamo giocare la palla, cercare di, perché abbiamo i giocatori per farlo, e dopo abbiamo rischiato poco, effettivamente abbiamo rischiato poco, abbiamo giocato alti, i due centrocampisti attaccavano alto e l'abbiamo portato in porto. Ultima domanda, ricomincia il campionato? Ma ricomincia, noi dobbiamo cercare, secondo me, di ridurre un po' le distanze, tanto voglio dire, non è che ci nascondiamo, lottiamo per cercare di fare un campionato di livello alto. Se riusciamo fino a novembre a ridurre le distanze, ce la possiamo giocare, se no bravi gli altri. Roberto Cofi, bene il primo tempo, poi dall'1-0 in poi una sorta di blackout. Ma lo spiegavo prima, dopo, quando prendi gol in maniera assurda, perché prendere gol in contropiede per un errore in difesa in quel punto della partita, è chiaro che diventa difficile recuperare, perché era un'ora di gioco fatto a alti ritmi, recuperare contro poi una squadra di qualità che è capace di gestire la palla, è chiaro che diventa difficile, perché le energie sono meno e diventa più difficile andare a recuperare palla, cosa che invece avevamo fatto benissimo nel primo tempo. Solo che anche stavolta gli episodi non hanno dato per il verso giusto, perché nel primo quarto d'ora ci sono stati tre episodi dove il rigore ci poteva stare già nei primi due, però non in maniera eclatante. Il terzo fallo di mano che hanno preso su un cross laterale fatto da mio figlio, mi sembrava Piccinini quando gioca nella Foppa Perdetti in schiacciata, l'arbitro ha sorvolato su quello, come ha sorvolato su una palla che era rimbalzata sempre sulla mano un difensore in area piccola, non ci è costato il rigore in casa con la Seriati, perché se la prendi con la mano in area rigore, e subito dopo c'è stata un'altra spinta con l'uomo saltato ancora a destra con mio figlio, anche qua è sorvolato perché non è un fallo evidente, ma quando è fallo non serve tanto tranciare la mano o il piede, ma bisogna fischiare. E il terzo è stato addirittura clamoroso, oltre a quello sono state situazioni dove con un pizzico di fortuna potevamo fare meglio, loro hanno avuto un paio di situazioni pericolose, per cui è stato sicuramente un gran primo tempo. È chiaro che prendere gol in quel frangente lì, come ho detto prima, le energie diventano un po' sono meno e diventa difficile metterli là, perché la qualità loro poi, chiaro, fa la differenza. I loro sono chiusi bene, come suol dire, si hanno sofferto poco. Più che altro facciamo fatica a recuperare la palla per andare, perché non è che se tu li metti in ambasci per tanti minuti, prima o dopo qualcosa puoi fare, ma per metterli là ci vuole ancora corsa e gambe per poterlo fare. Quando non lo fai, e prima di rubare palla passano dei minuti, hanno il tempo di riposizionarsi, mettersi a posto, cosa che invece nel primo tempo spesso non riuscivano a fare bene. Perfetto, grazie Roberto.